La guerra è uno dei fattori che più ha caratterizzato la vita e la carriera artistica di Venturino Venturi. Egli infatti aveva combattuto sul fronte greco-albanese, tornando in patria da ferito grave, dopo un'esplosione che lo vide come unico sopravvissuto. Dopo la guerra, egli era ancora vivo nella sua Firenze, ove tornò a creare nuovamente, realizzando i ritratti di alcuni suoi cari. Partecipò poi ad un concorso per la realizzazione di un monumento per una piazza di Londra. La sua statua, la quale raffigurava un padre che sorregge la madre, che a sua volta tiene il figlio in braccio, aventi tutte le gambe all'interno di una stretta gabbia, fu molto apprezzata. 30 anni dopo, il comune di Dorocifenna gli affidò l'incarico di realizzare un'opera che potesse rendere omaggio a una tragedia del periodo nazifascista. Ritrasse nuovamente una famiglia, formata dal padre e dalla madre, spalla a spalla, con il bambino, usando il marmo bianco di Carrara. La guerra fu anche la causa di una crisi depressiva avvenuta tra il 56 e il 59, dove ricordava continuamente l'ingiustizia della guerra. Scaturirono così da quella sua sofferenza la ferita, il mondo in guerra e la battaglia, tutte realizzate su delle grandi carte date a lui dalla psichiatria dell'ospedale dove fu ricoverato.